Ehi ragazzi, ciao a tutti, buonasera, qui il buon Saidonia. Tra poco partiamo con il countdown. Purtroppo non sarà una serata dedicata totalmente a Hollow Knight, arriverà poi anche il Nintendo Direct, ma di sicuro sarà una serata speciale. E lo sarà, anche perché vorrei permettervi di posare l'attenzione su un dettaglio. Oggi Nintendo, i profili Nintendo Switch mondiali, a social unificati, hanno postato una screen con la data di questo direct e la domanda: dove lo guarderete? Quando Nintendo fa così, vuol dire che c'è roba grossa. Ci sarà roba grossa? Lo scopriremo presto. A tra poco. Amici, grazie dell'hype train. Così, già in countdown. Grazie davvero. Oggi mi prenderò comunque il mio tempo per leggervi tutti, anche se dovesse significare fare un po' meno Hollow Knight del solito. Ma lo sapete, non voglio andare di fretta, non voglio farlo con nulla. Ok? Bapa nada. Grazie mille del sostegno, davvero, ragazzi. Oggi andiamo per il sub goal delle 2000 sub. Doveste scegliere un titolo per questo Nintendo Direct? Quale scegliereste? Grazie Sifonas, grazie delle sub in regalo. Ti ho visto che fai il pazzo anche da Michele, grazie. Grazie mille. No, non si può, tranne quello che non si può dire. Io ne avrei uno. Xenoblade Chronicles 3. Sarà l'ennesimo giorno del disappointment. Clown fiesta.
Oh, il green screen è completamente a troie. Il problema sono le luci. Buonasera a tutti, amici video spettatori, e benvenuti. Benvenuti in questa nuova live a metà tra Hollow Knight e un'opera di Mullins, perché abbiamo comunque anche glitchini. Avevamo preparato le luci per il Nintendo Direct, ma non abbiamo pensato al fatto che prima ci sarebbe stato Hollow Knight. Adesso, presto, l'oscurità splendente diverrà con me perché... Avete visto? È successo. Buonasera ragazzi, buonasera e benvenuti. Sarà una serata magica, perché la vivremo prima in compagnia di Hollow Knight e successivamente in compagnia del Nintendo Direct. Ho grandi aspettative per questo Direct, perché è un Direct di inizio anno, dopo un 2021 di Nintendo non proprio potentissimo. È un Direct di 40 minuti, è un Direct per il quale Nintendo sta facendo un bel po' di buzz mediatico, ha addirittura postato sui suoi account Instagram, Nintendo Switch, Italia, Germania, Inghilterra, chi più ne ha più ne metta, una screen con il Direct, con due tizi davanti alla TV, davanti a un tablet, davanti a un cellulare, con scritto: ah ragazzi, c'è il Nintendo Direct stasera, da dove ve lo guardate? Solitamente non c'è proprio un'attenzione così... forte anche sui social per l'appuntamento del Nintendo Direct, perché tanto ovviamente fa già buzz di suo. Quindi io qualcosina di grosso me l'aspetto, non so che cosa però. Si vocifera un botto di roba, tra cui già da due giorni Mario Kart. Io ancora non ci credo, staremo a vedere. Secondo me è improbabile, però si sa anche che Nintendo è l'azienda delle cose illogiche, quindi chi lo sa. Io sto seguendo le tue serie su YouTube, in questo momento Everhood. Poi mi sono messa in pari con Inscription e quando seguo anche VX Hollow Knight, che vabbè è uno dei miei giochi preferiti. Quindi, perdonami, ormai ti ho in cuffia 18 ore al giorno. Grazie Linksai, grazie mille. Un abbraccio. Grazie a Tenshi che si abbona per il sesto mese. Splatoon 3 Hype è quello, ragazzi, sul quale ho meno hype, ma non per qualcosa. Lo sapete che io faccio schifo ai giochi nei quali bisogna sparare in prima, terza persona, quarta e mezza, tutto. Grazie a Lady Meloe che si abbona per l'ottavo mese. Grazie per tutto quello che fate, siete sempre i migliori. Bacini a te. Grazie a Jacopo Monto che si abbona per il decimo mese. Grazie a Saido. Grazie a Abinator che si abbona per il secondo mese. Secondo mese che uso il Prime solo per guardare i VOD. Non posso aspettare 24 ore né per Inscription né per Hollow Knight. Love you. Speriamo per la silca della song nel Nintendo Direct. Io non ho detto un cazzo, ma spero di no ragazzi, ve l'ho già detto. Se no, credetemi, Saidonia è amico dei poteri forti, ma sicuro 100%. Grazie a Mike Oxlong che si abbona per la prima volta. Grazie a Sanga, grazie a Gemsex. Festeggiare i 5 mesi con Hollow Knight e in un direct in arrivo, godimento massimo. Grazie, grazie a Vengeance che si abbona per il terzo mese. Addirittura fusione di emoticon tra me e il maestro. Grazie a QPLV che si abbona per il quinto mese. Sub d'obbligo perché dovevo spararmi la live precedente prima di esserci stasera. Mi fa piacere ragazzi, mi fa piacere anche che la fretta di voler vedere le live entro le prime 24 ore vi faccia subare. Sinceramente mi fa piacere più che altro perché mi lascia assaporare l'impazienza di vedere i nostri contenuti, quindi grazie. Grazie a Federico che si abbona per il decimo mese. Grazie a The Fox che si abbona per il nono. Ciao Sede, ciao Chiara. Tra Pokémon e Dark Souls mi avete riempito il cuore di bellezza in questi mesi come non lo era da molto. Insieme chiaramente a Mike, un grazie immenso e tanti bacetti. Vi ricordo che domani c'è una live alle 17. Seguitela. Mago Nero si abbona per il secondo mese. Codesto è il mio primo resub ad un canale, nonché primo canale a cui mi subo. Beh, grazie, anche perché una tier 1, insomma, fa sempre piacere. Tieni i miei soldi che voglio vedere cose belle uscire da questo canale. Ti ringrazio, lo spirito giusto, secondo me, con il quale subarsi. Grazie a Xmanju Shage, che si abbona per il terzo mese. Lady Kirkland, tredicesimo. Lusco Yatrollo, che aveva regalato una sub a Bapanada. Squiberto, decimo mese. Akadek, quindicesimo. Emo dei Boschi, ma che bel nickname, netloghiamo. Si abbona per la prima volta. Il buon Sergio si abbona per il diciottesimo mese. Buonasera Saido. Grazie Coso Gelatinoso e Archibald, quinto mese. Rada Ciocto, Ciocta Rada. Qual è questa? Sempre la moglie di Cornifer quando ti parla? Io ormai ho visto solo ieri sul gruppo Telegram Choco Delete This e mi ha fatto morire da ridere, che è Cornifer con la pistola.
Grazie a Horobi che si abbona per il 14° mese, al buon Sergio che si abbona per il 18°. Buonasera Saido, non credo ci sia occasione migliore della combo Hollow Knight più Direct per fare il resubbo. Magari un teaserino della nona gen? No. Le tempistiche sono più o meno quelle? No. Sono tra 20 giorni. Io purtroppo dovrò recuperare in differita. Buon bapanada a tutti. Grazie mille, grazie a Polypalance, 11° mese insieme. Buodan, 25°. Mama, te lo giuro. No, mi pare Iselda, ok. Ma Iselda non è la moglie? Choco delete this, ma mi ha fatto morire quella faccina. E il Davido scrive: ormai seguo da lungo tempo le peripezie di Saidonia nella selvaggia terra di Isui, le peripezie di Saidonia per i tunnel di Nido Sacro, ma Francesco, perché cammini dove ti vogliono sempre ammazzare? L'episodio di oggi della Blind Run cosa aveva dentro? Ah, la lastra, finalmente ho letto le lastre. Ok, ragazzi, l'ho fatta. Finalmente ho letto le lastre. E d'ora in poi sarà l'Oropoli. Aera Zote, ok. Puoi spiegare ai tizi che seguono solo in past cosa sia l'hype train? Oggi nei commenti c'era una discussione su cosa fosse. È carina in realtà questa cosa perché ci sta, non tutti seguono Twitch. L'hype train è praticamente una sorta di barra che si riempie a mano che, dato un tempo limite, gli utenti decidono di iscriversi o di donare attraverso i bits o di donare sub. In sostanza, appena inizia la live, Twitch fa partire questo hype train dopo un tot di sub. E a vari livelli di completamento. Ad ogni livello di completamento corrisponde una o più emoticon che vengono regalate a coloro che partecipano all'hype train. Quindi coloro che durante questo tempo limite si subbano, regalano sub, eccetera, eccetera, eccetera. Soprattutto quando l'hanno annunciato e lanciato, è stato molto, molto, molto bello perché molti utenti attraverso la nostra community hanno sbloccato praticamente tutte le emoticon signature esclusive dell'hype train. Ora credo che molti degli spettatori ormai le abbiano, però se non le avete potete partecipare all'hype train e prendervi ste emoticon pazze. Stream Generis si abbona per l'11° mese. Ciao Saido, un saluto dalla sessione, grazie per la compagnia, grazie a voi. Ah, tra l'altro sto scrivendo, grazie a Megapeso che si abbona per il 5° mese, il Poker Relax di settimana prossima, vi confermo che sarà settimana prossima. Mi sono fatto un viaggio verso l'inferno. Nelle nuove statistiche di Leggende Pokémon Arceus hanno fatto un lavoro devastante. E ve lo racconterò all'interno di questo PokéRelax tra varie cose. Ho finalmente capito perché i livelli non contano più un cazzo. E l'ho capito a suon di grafici, ragazzi. Ci saranno dei grafici dentro questo video. Vedrete che per farvela breve, una 100 base stat oggi tra un livello 10 e un livello 30 varia di circa una ventina di punti. Mentre prima variava del triplo del valore totale della statistica. Facendo un paragone con Giratina, che sarà il mio esempio che userò durante il video, Giratina livello 10 ha tipo 100 d'attacco, Giratina livello 30 ha 130 e qualcosa in leggende. Nei giochi normali, Giratina livello 10 ha tipo 20, Giratina livello 30 ha 74, quindi più del triplo. Hanno fatto questo lavoro che ha incrementato leggermente il valore finale di ogni singola statistica, le base rimangono le stesse, quindi c'è questo finale praticamente, questo valore finale che è leggermente più alto del vecchio, contate che Giratina al 100 prima aveva 236 di attacco, parliamo di V31, 0 e natura neutra. Non è spoiler, no, no, ragazzi, non sarà spoiler per niente questo video. Dicevo comunque, Giratina ha 236 di attacco al 100 e adesso ha tipo 256. Da Evzato ha circa 50 punti in più del Giratina dei giochi vecchi, tipo Giratina dei giochi vecchi 299 e se non sbaglio 340 Giratina nuovo, ma il punto di partenza. Mentre nei giochi originali è 2 tipo, cioè Giratina a livello 1 avrà 5 di attacco, il Giratina attuale ha 90. Quindi la crescita è molto più lenta. Il punto finale d'arrivo è più o meno simile, ma il punto di partenza è molto più elevato. Quindi ciò che succede è che la crescita è molto più lenta. Contate che un Giratina del vecchio gioco, dei vecchi giochi, arriva a 100 di attacco al 40. Un Giratina attuale al 10. Questa roba per me la devono lasciare per sempre nei giochi, perché tanto non cambia niente a livello competitivo, le proporzioni sono sempre quelle, che il numero sia uno o l'altro. Ma questo distrugge ogni pericolo di overleveling. Finché non hai 30 livelli sopra il tuo avversario o sotto il tuo avversario, la lotta è pacifica.
paritaria ed è una figata. Io ho bisogno che questa cosa rimanga così, ma ve lo spiegherò nel dettaglio nel video. Volevo solo ragguagliarvi su quello che farò. Grazie a Rocky Niyama che si abbona per il 15° mese, sempre Fidelis. Grazie a Sinanzi che si abbona per il 13°. Un abbraccio a te, a Chiara. Mua. Grazie. Grazie anche a Nico Luke che si abbona per il 6° mese. Grazie a Bombo Club, 4° mese. Vice 31, 3° mese. Comunista Robo, 7°. Non posso che continuare ad abbonarmi a un canale me. Grazie. Ragazzi, io ho messo il sub goal, ma detto questo, cominciamo. Perché altrimenti ho paura di fare veramente troppo poco. Avremo circa un'ora e mezzo. Questa ora e mezzo me la voglio godere. Me la voglio godere iniziando da subito la partita, d'accordo? Sì, oggi davvero alle 23 si stacca, in realtà un po' prima. 22:50, ok? Siamo nel reame dei funghi, ora non ricordo come si chiami nel pratico. Caverne fungine, siamo nelle caverne fungine. Ho ipotizzato questo overflow vitale perché vedo che i funghi sono veramente tantissimi, anche se, come giustamente detto qualcuno, vediamo il mondo dal punto di vista di un insetto, ma mi sembra comunque troppo anche per un insetto, fungopoli. E sappiamo che in teoria nelle grotte fungine dovrebbero esserci questi esseri particolarmente magri, così descritti da, non ricordo come si chiami, l'insetto dal collo lungo. Questa roba qui potrebbe essere una mantide. Chiara l'altro giorno mi aveva detto effettivamente sì, una mantide potrebbe essere un insetto magro ed è vero, la vitina stretta da mantide, insomma, potrebbe far venire in mente l'immagine di una creatura particolarmente magra. E quindi questo potrebbe essere un cucciolo di mantide? Grazie al Conte che si abbona per l'11° mese. Lo sto portando anch'io in live, a parte la mappa, mi sta piacendo molto. A me sta piacendo anche la mappa, ragazzi. Ah, era Cornifer a dirmelo, ok. Pardon, era Cornifer, giusto. Giusto. Degli insetti magri me ne ha parlato Cornifer, pardon. E invece l'insetto dal collo lungo è Willow. Perfetto, grazie. E io avevo pensato anche alla cicala, ma la cicala ovviamente sfrega le gambe, mentre qui sono braccia, sono arti superiori. Braccia è un parolone. Quindi Dragovest. Direi di parlare subito con questo NPC. D'accordo? Quindi non perdere tempo, parlare subito con questo NPC, ma dedicare a questo NPC e ai suoi dialoghi tutto il tempo che serve. Non darei per scontato che siano piccoli. Non hai altri metri di paragone, per quanto ne sai, potrebbero avere dimensioni umane. Ho capito che dice il Davide. Grazie Wolfgang che si abbona per la prima volta. Però allora i funghi sarebbero giganti. Cioè, il Davide, ho capito quello che intendi dire. Però, in teoria, se fossero di grandezza simile a quella di un essere umano, praticamente questo fungo sarebbe gigantesco. Ed è pur vero, come dice Frescopino, vero. Era rimasta qui nel mio background mentale questa informazione. E Hornet usa un ago. Certo, potrebbe essere un ago gigante, però avrebbe più senso che fosse un vero ago con un vero filo attaccato, semplicemente molto grande dal punto di vista di un insetto. Non pensare che non mi accorga di te. Grazie Robby Ice della sub. Posso sentire il tuo odore. Hai raccolto molti geo? Dammi i geo e potrai vedere qualcosa di carino. Quanto vuoi? Pagare per vedere qualcosa di carino. Boh, va bene. Sì, qualcosa di carino vorrei vederlo. Come fanno a vedere il cazzo? Beh, lascia che ti mostri. Dai un'occhiata, li vuoi? Se li vuoi davvero li scambierò per altri geo. Cioè, mi sta facendo vedere i miei geo? Ah, no, ok. Pensavo fosse uno scammer. Tipo, pensavo che avesse preso i miei geo e poi mi avesse fatto. Li vedi, li vuoi? Li scambierò per altri geo. Ok, cuore fragile. Incavi necessari 2. Questo è un oggetto prezioso, un magnifico amuleto. L'ho fatto per te. Indossandolo ti sentirai molto più in salute. Se hai paura di morire, questo è quello che fa per te.
Non ho paura di morire. Abilità fragile, un amuleto molto speciale di gran valore. Vorresti trovare più geo? Indossa questo amuleto e vai a caccia. Poi portami tutti i geo che trovi. Questo lo prenderei, se non che in realtà abbiamo già tutti gli slot occupati. Forza fragile, 3 addirittura, minchia, sei debole, vero? Dovresti darmi i tuoi geo. Se lo farai ti offrirò questo amuleto, realizzato da me. Ti renderà più forte. I tuoi nemici ti temeranno. E anche tutti gli altri. Quindi uno mi dà più danno, in teoria. Non me lo dite, ragazzi. Mi devo basare solo sulle descrizioni. Uno, in teoria, mi fa fare molto più danno. Ma tanto, perché vuole 3 slot. Questo mi aumenta e lo prenderei. Però non ho spazio adesso. Magari lo prendiamo e poi vediamo se mettercelo. Dicevo, questo qui mi dà la possibilità di aumentare il numero di geo raccolti, quindi è utile perché ti permette di completare poi tutti gli altri negozi. Il cuore fragile non me ne frega un cazzo perché... Oh, ma sono delle maschere dentro. E quindi in realtà delle anime. Sono delle anime dentro. È un amuleto che condensa un botto di anime, guardate. Tutte quante ammassate, molto bello. Questo qui invece ammassa della terra, per questo attira il geo. E questo sembra... Non saprei. Un bozzolo? Sembra uno di quelli del passo del re. Prendiamo questo. Ma se non sbaglio, abbiamo 4 slot. Ah, ok, no. In realtà... Bussola. Però aspettiamo di sbloccarne un altro e lo mettiamo. Aspettiamo di sbloccarne un altro e vi giuro che lo mettiamo. Sì. Sei curioso? Ti starai chiedendo come faccio a creare dei duni così particolari. Non provare a rubare i miei segreti. Me li riprenderei in un batter d'occhio. La descrizione di che cosa? Non l'ho già letta? Se sarai crudele con me, te ne pentirai. Leggi descrizione. La descrizione. Di che cosa, ragazzi? Leggi la descrizione. Non l'ho appena letta? Permette a chi lo indossa di trovare più geo sconfiggendo i nemici. Questo amuleto fragile si romperà se il possessore verrà ucciso. Grazie a Cree STV, che si abbona per la prima volta. Qual era la differenza? Non l'hai letta nell'inventario. Grazie a Monogatari che si abbona per la prima volta. Qual era la differenza? Forse non c'era la parte finale. Questo amuleto è fragile e si romperà se il possessore verrà ucciso? Ok, quindi questa parte non c'era. Ok. Ok, a posto, grazie. Ok, non avevo inteso. Mentre questi invece non si rompono, ok. Quindi quelli che fa lui, in quanto artigianali, si rompono. Lui li descrive in modo diverso. Ok. È un bastardo, magnifici, non trovi? Questi doni che possiedo sono brillanti, pericolosi e adorabili. Li ho creati io stesso. Non esserne invidioso, dammi dei geo e potrai averne uno. Basta parlare. Le tue chiacchiere sono così noiose. Vieni qui e fammi vedere i tuoi geo. Basta. Grazie a Puricino che si abbona per il 23esimo mese. Speriamo che giocare a Hollow Knight stasera porti bene per la silca della songa. È solo estetica, ma hai guardato bene le cornici dei menu dei merchant? Bacetti anche a Chiara che monta i video, più non posso. Guardato le cornici? Ah, nel senso che cambia il... L'interlocutore ogni volta? Non me ne sarei accorto, in realtà è la prima volta che lo vedo. Cambia probabilmente il header. Non me ne ero accorto, in realtà. Non me ne ero accorto per niente. Allora. Un po' un attentato di backseating questo. Ok. Sono disegnate a mano una per una. Non me ne ero accorto. Beh, ragazzi. Oh, what the fuck. Aspettate. Fermi. Probabilmente c'era OBS aperto da tanto tempo e si è accumulato del ritardo. Voi sentite in ritardo? Io sì. Aspettate un secondo,
C'è un delay audio, mannaggia al cazzo. Allora, ecco qui. No. Ok, ora è a posto, ragazzi. Ora si è adattato a me. Ok, voi non lo sentivate, io sì. A posto, a posto. Comunque, ok, quindi lui è in grado praticamente di creare questi amuleti. D'accordo? Per altre situazioni come questa dell'amuleto, fermiamo tutto, lasciamo fare la chat. Vabbè, no, in questo caso se mi dicono leggi, cioè tanto alla fine me ne sarei accorto prima o poi, non c'è problema. Non c'è nient'altro qua. Beh, io direi, amici, di andare a sinistra, che ne dite? Vi fa gli amulenti. Peraltro sono le 9:30 ora, quindi chi non dovesse aver ricevuto la comunicazione dell'inizio alle 9 si collegherà comunque adesso. Sarebbe finita come con le lastre. No, qui ti sbagli. Con le lastre alla fine le ho lette, quindi alla fine la verità è che giocando a un gioco prima o poi ti accorgi di tutto. Prima o poi. Allora, dovevo dasciare. Ce n'è voluta per le lastre, minchia, 20 episodi ci ho messo. Però ce l'ho fatta. Ma perché, essendo che le aveva. Mi sa che non devo andare lì, però. Essendo che me le aveva lette Etelo, pensavo che me le avrebbe sempre lette lui. Grazie a Ryan Haegao che sia buono per l'ottavo mese. Saido, ti adoro. Tu e Mike siete gli unici che seguo sempre. Mua, grazie, grazie anche a Dwarf Nado che sia buona per la prima volta. Scusate un secondo che mi si sta sminchiando qui una roba e non capisco neanche il fucking perché. Dio solo sa, ragazzi. Ok, non, mi sta sflashando il monitor. Riato Official converte da Prime Gaming a livello 1. Grazie. Allora ragazzi, adesso focus. Focus, focus. Perché questa puntata non deve essere tirata via. Ah, ma io non ci posso arrivare qua. Questo era un momento metroidvanico. Quindi mi conviene adesso panchinare perché sono già. Dicevamo ragazzi, benvenuti a tutti, abbiamo adesso cominciato il gameplay, non c'è stato assolutamente nulla prima di ciò. E siamo qui per esplorare il. Ah, giusto, quella cascata fa male, il lungo ma anche il largo. Scendo, scendo, scendo. Panchinata defaticante. Andiamo di qua. Io li odio questi nemici. Sono forti perché voglio sempre saltare per ucciderli, ma mi intercettano. Ok. Devo guardare bene cosa c'è anche di sotto. Qui si poga in serenità. Vabbè. In comunque relativa serenità, ragazzi. Scegliamo anche la prole. Senza pietas alcuna. Sì. Però allora perché c'è un sopra? Scusate, devo fare il controesploro. Solitamente, dopo aver fatto un esploro, si fa il controesploro. A cosa serve star sopra? A me c'è un segreto che non sono stato capace di trovare. No? Micotica la situa, raga. Comunque mi si è buggato, secondo me,
cosa. Perché mi flasha lo schermo, non mi aggiorna il counter dei viewer. Spero che oggi non dia problemi durante il direct. Se io faccio restart session, che succede? Session restartata. Niente. Vabbè, vedremo quando si suba qualcuno se mi aggiorna le notifiche. Intanto si pogga. Immagino che non siamo 1100 da 20 minuti e immagino che lo schermo delle mie notifiche non dovrebbe essere bianco. Grazie il Milo, test delle notifiche. Infatti siamo 1009, ragazzi, si è buggato. Vabbè, speriamo bene. Sì, immaginavo, però speriamo che non dia problemi dopo per il direct, dai. Sì, Chiara si unirà per il direct. Comunque vabbè, è bella per me. Ok. Qui la schilla. Lo sto giocando da PS5, sì. Però è la versione PS4, non esiste la versione PS5. Ah, non si può fare dash into attack. Grazie alla dama del silenzio, bel nick. Grazie della sub. Porta incatenata qui. Ah no, non è che è incatenata la porta, peraltro. C'è proprio una sorta di sostegno qui. Vedete, le catene arrivano fin qui. Però è anche incatenata la porta. C'è anche un simbolo dietro, guardate. Credo sia il simbolo di Nido Sacro. È lui. È da un'altra prospettiva, ma è lui, guardatelo. Lo vedete? I tre spunzoncini e il corpo al centro con le tre righe. È lo stesso, è lui. Questo era un portone importante per il regno di Nido Sacro che fu. Di nuovo il logo qui, guardate, dove sto saltando. È sempre lui. Qui si trova qualcosa di davvero importante. In mappa come mi viene segnato? Come l'uncazzo, fantastico. Boh. Che vi devo dire? Ancora non si può ed. Qui c'è un fermo. Non so perché cosa. L'uncazzo, raga. L'uncazzo, giusto? Sì, esatto, c'è della lorica loranza lì, ma non ora. C'è del soldi. Comunque adesso, secondo il mio counter, siamo direttamente zero, ragazzi. Bene. Ok. Holy fuck. Ok. Ah, però puoi caitarglieli addosso, giusto? Sono rimasto da solo. No, ma ragazzi, non c'è bisogno che mi diciate quanti siamo. Ho solo paura che il computer esploda di qui a breve. Ok. Tra l'altro, secondo me, in pasta la gente penserà davvero che sono impazzito, perché non vi si legge neanche. Reggiamo il gioco, sono impazzito. Allora. Sono due strade qua, eh? Però fatemi fare il controllo il per bene. È sempre stato tutto nella mia testa, no? Che triste. Abbiamo fatto un sacco di belle cose insieme. Grazie a Minastri, grazie a Floxy. Primo mese e ottavo, grazie. Andrei prima a destra, perché non è cartografata.
paura di un boss, ragazzi. No, ok, non dovrebbe essere un boss. Allora. Noi ricordiamo l'antico. E basta. Il Demons. L'antico. È la prima volta che mi viene citato un antico, ragazzi. L'antico. Come dire, di pancia, credo che l'antico sia più in alto di un. Credo che l'antico sia più in alto dei re. Noi ricordiamo l'antico, c'è anche un bel monumento. Noi ricordiamo l'antico, addirittura questo era un altare, guardate anche queste colonnine. Poi ovviamente le entità fungine hanno circondato questo posto, però originariamente credo fosse un altare, forse questa è una statua. Noi ricordiamo l'antico. L'antico quindi era una figura positiva per chi ha eretto queste statue. Questa statua, questa stanza. L'antico con la A maiuscola, l'antico, in quanto tale, forse il creatore originale, la creatura originale. Sembra anche una tomba, è vero, avete ragione. Potrebbe essere anche una tomba, oltre che una statua, visto che c'è anche il nome. L'antico. Come si chiama in inglese? Elder. Il re creatore? Grazie Luca Magni della sub. Potrebbe essere anche il re creatore? In quanto veniva citato come il re, il singolo re, l'antico è lui? Beh, vedete ragazzi, a parte che c'è una sorta di panno con sopra delle sfere, quindi sembra quasi che siano stati lasciati dei tributi, dei pegni su questa tomba, su quest'altare. Se c'è qualcuno che può generare la melmarancione, per me è proprio l'antico. Il potere di chi genera la melmarancione è assoluto. Riesce a resuscitare i morti, a mai incontrollare la gente, a imporre sugli insetti lontanissimi una volontà. Quindi, cioè, l'antico cazzo è in linea. Però ricordiamo l'antico. E in teoria l'antico si ricorda se non c'è più. Noi di Nido Sacro, sì, secondo me sì. Perché anche le colonnine hanno sempre questo simbolo tondeggiante. Secondo me questa è una struttura di Nido Sacro, una struttura eretta da Nido Sacro. Nido Sacro ricordava l'antico con affetto, con riverenza. Potrebbe essere il re creatore, sì, perché no? Colui che ha creato per la prima volta, che poi in realtà ha deposto l'uovo? Magari in realtà i tre dormienti sono i figli dell'antico? Noi ricordiamo l'antico. Siamo in un posto strano, amici. Vorrei vedere poi in mappa come verrà citato. Grazie Danny della sub, grazie mille, benvenuto. Ragazzi, già meno 170 praticamente, 173. Non c'è nient'altro però. Mi aspettavo un boss, un guardiano. Anche quando ho visto, mamma mia, ha distrutto tutto. Anche quando ho visto questo altare, questa tomba, ho pensato, ok, adesso mi avvicino e arriverà qualcuno e mi dirà: non ti avvicinare, bastardo. L'antico. Dire che un po' ci vedo i cornini. No, sono più piegati. Questi sono. Però ci sono dei cornini comunque. Grazie ad Institute che si abbona per la prima volta con la livello 1. Grazie, grazie anche a Cerberus che si abbona per il quarto mese. Ci sono dei cornini. Credo che in qualche modo l'antico ce li abbia questi cornini. Che dite? No?
Perché fare questa statua con i cornini di lato? Poi un cerchio. E la targa che dice noi ricordiamo l'antico. Grazie a Pizneco, che sia buona per il decimo mese. Noioso, troppo lento eppure senza spettatori. Per questo resubo subito, grazie. Quindi l'antico è un cornuto. No, non sto dicendo questo. Molto suggestiva questa stanza, a dir la verità, ragazzi. L'antico. Noi ricordiamo l'antico. L'antico non c'è più. Non c'era già ai tempi di Nido Sacro, quindi pensate quanto cazzo è antico per noi. Oh mamma mia. Oggi no musicopoli proprio. Impossibile sentire la musica oggi. Ok, sei un boss? No, ok. Lienkla Friden Laia. Tela. Ah, i piccoli passettini di una creaturina. Sembri un avventuriero come me, ha un dente proprio come i cavalieri di Nido Sacro. In realtà, credo sia un giovane cavaliere, perché è più piccolino, ma ha la stessa skin, le stesse braccine nere, credo. È Sabaku secondo comunque. Sei in cerca di luoghi pericolosi? Beh, sei sulla buona strada. Tela, che carina. Una bestiola dal collo lungo mi ha parlato di una tribù un po' più in basso. Dice che sono dei tipi bellicosi. E io non vedo l'ora di battermi sul serio. Anche No io. Resta vigile, mio avventuroso amico. Resta in vita. Così potremo incontrarci di nuovo lungo il cammino. Ma che gentile! Ma no, Kuninailo a te! Ma grande, fra. Ma sei un grande! Vabbè, auguro anche a te il meglio. Tela. Forse è una femmina? Grazie a Andrea Pio D'Antonio che regala una sub. E non so perché ci sono anche delle cosine. Come cazzo si chiamano? I cosini che fanno rumore alle feste, ragazzi. I coni. Hanno un nome oltre che coni da festa. Comunque ci sono loro. Eh? I coni delle feste, come si chiamano? Quelli che fanno. Pff, quello che c'hai te con l'Angry Cinnamon. Ha un nome tecnico? Vedi? Allora non so stupido io. No, no, Vuvuzela, ragazzi. I coni che fanno. Pff, spara coriandoli? Festoni. No, i festoni sono un'altra cosa. Spara coriandoli. Ora Google, ragazzi. Spara coriandoli. No, i spara coriandoli sono dei tubetti. Almeno secondo quello che dice Google Immagini. Spaventa persone. Vabbè. Vabbè. Che si chiamino spaventa persone? Sarebbe piuttosto tremendo. Allora, scusate un attimo. Io, già che sono qui a PCare. Guardo se mi si dovesse per caso sbuggare il computer. Mi piacerebbe tantissimo se fosse sbuggato. Sarei il ragazzo più felice del mondo se si sbuggasse tutto. Nada. Bapa nada. E allora, ragazzi, fatemi togliere qui la roba sperando poi che si debugghi. Ok. Tolto tutta la roba di Streamlabs, speriamo che si debugghi. Con. Ok. Mi passi poi l'acqua? Il nome che pare? Ok, spara coriandoli, dice Chiara, è la cosa. Succhia pulli, cosa? Rucca Cookie, devi avere l'umiltà di accettarti come canale emergente. No, ma ragazzi, il problema è che quando fa questa cosa non è una cosa solo estetica, vuol dire che si sta desincronizzando il sistema di notifiche di Streamlabs con. Grazie mille, Andrea Pio D'Antonio, grazie della conversione. Con lo streaming, e non è mai un buon segno. Solitamente è un preludio di A, i server stanno andando down, B, mi si sta fottendo OBS. Quindi, eh? Sì, è per questo che sono molto agitato.
Party Popper, va bene. Ok. Ragazzi, c'è del soldo, ma non abbiamo il doppio soldo, quindi non possiamo fare niente. Ah no, sì che possiamo. Noi facciamo il puego. Il puego. Vabbè, ma qui c'è del level deso, ragazzi. Mamma mia, che level deso grosso. Level deso fatto per bene, via. Dell'ottimo level deso. Ho cominciato Berserk, ragazzi. Ho letto il primo volume. Grazie a Defone che si abbona per il terzo mese. Sotto consiglio di Mike. Sì, sì, la butta così, sì, sì. Pure io l'ho iniziato oggi, grande Ferdi. Ho letto l'inizio, la fine del Serpentazzo, e non dico altro per chi non l'avesse letto. Ho letto proprio le prime 50 pagine. Ok. Ragazzi, scusate se continuo a guardare di sotto, ma voglio evitare di cadere come un pollo. Ok, qui il mio bapanadico amico, ecco, potrebbe fare questo, ok. Ok. Ma sto risalendo così. Non dovrei, in teoria. Però è un'altra strada. È uno shortcutzo, infatti. Ok, ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, ok, shortcuttata grande. Ah, Guercio sia buona per il quarto mese. Caverne fungine predirect, assolutamente. Puzzo di... palle, ragazzi, ma proprio in una maniera che non si spiega. Ok. Mappa 3D, assolutamente. Grazie del rimshot. Insomma, ti dicevo, c'è questo canale orribile chiamato Sedone. Ciao, non vi avevo visti. Vi voglio tanto bene, continuate così. Grazie. Allora. Peraltro vorrei farvi notare che anche questi funghi viola assomigliano un po' al logo, anche se probabilmente è solo casuale, e hanno dei particellari. Quindi in realtà questi cazzetti rimbalzelli sembrano anche loro essere intrisi di una strana energia. Bastard. Fun puro fatto. C'ho voglia di una boss fight, c'ho voglia. Oh, un logo molto ben visibile quello. No. E Hornet! Ho visto Hornet! Ma no, ma tutti esplodono? Ma non è morto? Ok, ora sì. Grazie. Grazie Gio Pasa della sub. Ok. Eh sì, è un segno, ragazzi. È la songa della Silca, è pronta. È pronta la songa della Silca per noi. La Silca della songa, la songa della Silca. Ok, allora, fermi un secondo, c'è. Di nuovo il segno di Among Us, che però adesso capisco cosa sia. È un palazzo regale, in teoria, perché vedete, ha la corona del simbolo di Nido Sacro e poi ci sono questi quattro disegni, queste quattro arcate. Credo che sia una sorta di struttura reale quella che stiamo per incontrare. Ce ne sono diverse, perché ce ne venivano segnalate anche ai Sentieri Dimenticati, anzi ne veniva segnalata una. Quindi credo che sia una struttura regale. Guardate, ci sono anche, credo, degli ambasciatori, o comunque sembrano vestiti bene, forse dei membri di corte, non so.
Voglio capire dove andare. Oh, porca troia, no, 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 voglio continuare a destra. Il direct è alle 23, ragazzi. Ok, non avevo visto queste vetrate. Grazie a Pego che si abbona per il quinto mese. E si salta da un canale all'altro col subprime. Ovviamente tra te e il maestro sub. È una cosa bellissima, grazie. Grazie anche a Machens che si abbona per il settimo mese. Grazie. Quindi dicevo, questa qui è una struttura, secondo me, monarchica. Sì, 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 sì. Di nido sacro. Perché 4? 4 arcate. Hornet, Hornet! E di nuovo, guarda. La corona con 4 arcate. Ma che sono 4... Dici qualcosa? Ah, la via del pellegrino. Qui termina la via del pellegrino. Il cuore di Nido Sacro si apre davanti a voi. Proseguite per condividere la sua gloria. Ce l'aveva già detto. La via del pellegrino, giusto? Qui termina la via del pellegrino. Quindi, questo è semplicemente... ciò che chiamano la via del pellegrino. Guardate anche il simbolo sopra. Che cos'era? Un tunnel? La via del pellegrino? Banalmente un tunnel? Qui termina la via del pellegrino, a meno che non cominciasse dietro ancora, cioè avanti, verso destra. Il cuore di Nido Sacro si apre davanti a voi. Proseguite per condividere la sua gloria. Credo che questo a questo punto fosse semplicemente un controllo doganale. Tu entri qui, la via del pellegrino, la superi. C'erano i due tizi che appunto si occupavano magari di dirti chi siete, dove andate, un fiorino. E poi tu arrivi qua e qui termina la via del pellegrino. Il cuore di Nido Sacro si apre davanti a voi. Puoi entrare, proseguite per condividere la sua gloria. Sono i cancelli, in realtà, non è una struttura regale, sono i cancelli di ingresso nel cuore di Nido Sacro. Papers, please. Esatto, i cancelli di Lothric. Metroid Veniata? Che penso proprio che questo sia solo un elemento di sfondo. Credo che la via del pellegrino parta dai sentieri dimenticati. Ah, secondo voi quindi addirittura la via del pellegrino comincia con il corridoio, con il boss che si chiude al riccio e finisce qui. Minchia, lunghissima allora. Nella via del pellegrino, e allora vuol dire che a destra c'è il cuore di Nido Sacro, realmente, nel senso che c'è il palazzo regale. Grazie Tungarello della sub. Ma c'era scritto non è un secondo noi. Diceva qui inizia? Il cartello che avevo visto la prima volta diceva qui inizia? Perché ne avevo letto un altro ma non mi ricordo cosa ci fosse scritto. Sì, e allora basta, non è una supposizione. Controllo fast, ci metto un po'. Beh sì, è vero, il pellegrinaggio non è mai una strada breve. Quindi in teoria, guardate, vi dico anche da dove iniziava. Iniziava da qui, tipo. Eccola. No, qui c'è il bruco. Allora iniziava poco più sotto, tipo qua. Che poi la strada che porta a Verde Via, mi sa. Quindi si partiva da Pulveria. Si scendeva per i sentieri dimenticati, che erano a questo punto non il cuore di Nido Sacro, come avevo interpretato inizialmente, ma semplicemente l'antrone dell'antrone dell'antrone. Si parte qui, via del pellegrino. Il pellegrino si doveva smazzare per tutta Verde Via e poi scendere qui. Verde Via probabilmente era già Verde Via, mentre le caverne fungine secondo me non lo erano affatto, erano messe molto meglio, visto che c'era anche l'altare dell'antico. E poi quindi in teoria qua, in questo punto di mappa che noi ancora non abbiamo sbloccato, c'è il cuore di Nido Sacro. Perché sta andando lì Hornet? Perché sta andando al cuore di Nido Sacro? Essendo
comunque qualcosa che ricorda un cavaliere, credo che lei sia molto legata a Nido Sacro. Però purtroppo, ragazzi, possiamo solo guardarla. Perché lei ce l'ha fatta, grazie alla Songa della Silca, noi moriremo e basta. Purtroppo. Sembrava aspettarmi, è vero. Sembrava quantomeno volermi far vedere dove stessi andando. Grazie a Vincenzo, anzi no, Vinenzo, che si abbona per il quinto mese. Fra. Come se mi volesse, è vero, spingere verso quel punto. Magari ha riconosciuto il mio valore? Eh sì, lei ha la Silca. Loro si ammazzano così. Grazie a Mahesvara che si abbona per il secondo mese, grazie. Come no, ragazzi, volentieri. Leggiamo Hornet. Abile protettrice delle rovine di Nido Sacro. Non mi convince, non è solo una protettrice. Secondo me era un soldato importante, era legata al regno. Perché è qui? È tutto finito e lei è ancora qui. Grazie a Ruben, grazie mille. Le what? Non sono già stato qua? Sì, perché se no non me lo segnerebbe come già esplorato. Continuiamo per ora di qua, scusate. Sembra giovane, è vero. Però io non saprei neanche darmi un'età, quindi non lo so. È vero che Zote sembra vecchio. Coglione. No, 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 no. Nadex. Non fare questo. Ah, si può fare? Non credo. Serve una sorta di doppio salto pazzo. Perché con tutta la buona volontà. Oddio. Si può? No, non si può. Grazie a tuttologo fallito che si abbona per la prima volta. Bel link. Secondo me forse con un po' di knockback pazzo potrebbe essere fattibile. Invece secondo me si può, porca di quella puttana. Serve il glide? Secondo me no. Quasi. Mi sto per arrendere, ma tornerò. Bapa. Nico Muramasa, 2 anni insieme. Si ritorna a vedere in live con i 2 annetti dopo praticamente 6 mesi perché ho iniziato a fare l'animatore in villaggio e niente, è bello essere finalmente di nuovo qua per Hollow Knight e poi il Directone. Ho quasi finito di vedere i VOD Dark Souls 3. Ok.
maschere. Altre maschere. Si avvicinano sciamani. Oh no, no! Ma perché per una volta che penso che è una creatura amica, non lo è? È della stessa razza di Willow. Credo. Cosa sei? Mantide. Mantide guerriera. Membro di una fiera tribù che protegge ferocemente il suo territorio. Sferra pericolosi attacchi con i suoi affilati arti anteriori. Sembrava forte. Quindi sono le mantidi. Aveva ragione Chiara. Guarda come cacciano. Orco il... Cosa? Chiara non in blind. Sì, è. Ragazzi. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi. Ragazzi, non... Non sono melmate. Sono... Sono ricche di anime. Membro di una fiera tribù che protegge ferocemente il suo territorio. Sferra attacchi pungenti con il suo addome acuminato. Sono incazzate, ok, ma sono in sé. Non sono mai incontrollate da nessuno. Non vogliono che io sia qui. Vogliono proteggere qualcosa. Protegge ferocemente il suo territorio. Che cosa? Qualcuno? Un oggetto? Una reliquia? Un ricordo? Un re? Non sono state infettate perché non dormono mai? Sono tipo dei guerrieri che non trovano neanche sonno, tipo Killua e Gon quando si allenano a Greed Island. È il momento di allenarsi per Perry, dai. Quants. One. Quants. One. Quants. One. Quants. No. One. Push. Ok. Fatemi allenare coi perri, ma maledetti. Maledetti. Vi ricordate, no? Quando Gon e Killua si allenano e non devono dormire. C'hanno tipo il sasso, non mi ricordo cosa gli mette la tipa lì. Bischi. Madonna, non sono mai riuscito a fargli perri. Vabbè. Guardate. Uno, due. No, in realtà così no, aspetta, No, 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 buono, buono, devo far perri una volta sola. Vai. Ok, sì, ok. No. Eccolo. No, questo non era perri, perché mi ha fatto danno. Mi fai allenare, per favore. Prima avevo trovato il tempismo perfetto, Uno, due. Uno, due. No, per poco. Uno, due. No, ora muoio. C'ero, ragazzi. Avevo preso bene il Perry prima. Invece ora l'ho perso del tutto. Grazie a Garrett che si abbona per il quarto mese. Devo stare attento. Rischio di morire. Oddio! Qui devo andare pavido, ragazzi, purtroppo. Rischiato di morire. Vieni, vieni. Tu sei facile. Pav, sono stato molto pav, grazie a Kriviki, grazie della sub. Ah, se ci vai dentro prendi comunque danno, ok, quindi il Perry va fatto proprio all'edge dell'hitbox, ok, ok. C'è una inscription. Grazie Jam TTV che si abbona per il secondo mese, ti voglio bene, anche io ve ne voglio. Viandanti in cerca di morte, benvenuti, minchia. Sono sempre stati aggressivissimi. Le mantidi non vogliono visita alcuna.
viandanti in cerca di morte benvenuti, che i nostri artigli possano darvi una fine rapida. Strano perché, volendo fare un attimo un approfondimento politico che spero vi faccia piacere, ho avuto l'impressione finora di trovarmi davanti a un nido sacro piuttosto unito. I cavalieri di Verdevia mi sono sembrati comunque in linea con la cultura di Nido Sacro, ancora oggi sono spinti a proteggere certi luoghi, benché ovviamente la loro volontà sia ormai sovrascritta da quella della Melma Arancione, però mi ha sempre dato una grande idea di unità politica Nido Sacro. Loro no, loro credo che siano un po' una Svizzera incazzatissima. Viandanti in cerca di morte, benvenuti. Che i nostri artigli possano darvi una fine rapida. Ci sembrano proprio un regno a parte. Del tipo, noi siamo qui, non ci rompete i coglioni. Se venite qui dentro, siete morti. Sono a statuto speciale. Sì, sì, è Trento. Sopra ci sono stato, sì, da dove sono venuto. Ma quindi quelle sono picche? Quelle sono picche, ragazzi. Ragazzi, quelle sono picche. Sono teste di guerrieri sconfitti. C'è gente che si è spinta qui dentro, l'hanno uccisa, decapitata, come fanno le mantidi, peraltro, e hanno appeso le loro teste là sopra. Merda. Mi fanno paura. A che pro altri verrebbero qui? C'è qualcosa di prezioso. Proteggono le loro terre. Credo che le mantidi fossero in possesso di una reliquia, di un amuleto, di qualcosa di veramente prezioso. E lo sono ancora tutt'oggi. Hanno protetto questa cosa fino alla morte. E infatti non l'hanno ancora incontrata. Bello sentirti parlare di qualsiasi lore. Grazie. Sì. Guardate che il benvenuti viandanti sembra anche un po' una sfida. Oh, è tornato tutto up. Che bello. Sembra un po' una sfida, sembra un viandanti che vi spingete fin qua, e noi sappiamo perché un viandante dovrebbe spingersi fin qua. Vi ammazzeremo presto, tranquilli. Fate pure, entrate. Tanto non uscirete. Quindi, secondo me c'è qualcosa davvero di importante qui, che le mantidi hanno tenuto fino alla fine con loro. Questo però in teoria significa che anch'io sono destinato a fallire. Scusate, ogni tanto sminchio e R1 anziché R2. Scusate. Grazie a Ryan per la sub, grazie mille, gentilissimo. Visioni di Svizzera incazzatissime. Tra l'altro, ripeto, il fatto che non siano infette significa che non sono mai andate a dormire. Grazie Dan, che sia buona per il 16° mese. E me le immagino appunto come entità che sono talmente tanto vigili nel proteggere ciò che gli è caro che non trovano neanche il sonno, non l'hanno mai trovato. Ok, proviamo il parry. Qui ho sbagliato io. Brutto proprio. Però non con lei, non proveremo il parry con lei perché voglio essere full vita. Ah, fuck. Un po' di parry. Un po' di parry. Odi Perio. Ok, qui possiamo provarlo. Uno, due. Uno, due. No, no, non cadere. Porco il palio. Ah, ok, si può tornare su, ok. Panchina, non mi interessa. Uno, due. No, troppo presto. Uno, due. Eccolo. Uno, due. No, troppo presto.
Devo andare. Fine dei giochi. C'è una panchina, per carità, però. Mamma mia, super persistent. No, devo tornare dove sono venuto. Fuck, impossible, ok. Ma mi sono buttato da qui, no? Sì, a posto. Quindi qui va bene, in teoria. Niente. Sono difficilissime da parriare. In realtà, porca troia, stavo spammando e per spammare stavo morendo. Guardate, addirittura il simbolo delle due zampe anteriori incrociate. Ancora picche. Grazie a Balinor Trix che si abbona per il sesto mese. Grazie davvero. Non ci dovrebbe essere una panchina qui da qualche parte. Villaggio del... Porca troia! Cazzo, mi sono infilato. Ormai siamo qui. Non posso neanche più tornare indietro. 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 Va bene. Capire bene come affrontarle al di là del Perry. E non può essere sempre così da chicken. Oh, c'è una leva, ma non posso raggiungerla. Ok. Villaggio delle Mantidi. Grazie Sbrouch della sub. Continua a essere un chicken del cazzo. Grazie a Xandred Case che si abbona per il secondo mese. E sono due, ma la scalata è ancora lunga, vero? Ragazzi, sto facendo qualcosa di davvero sbagliato, secondo me. Queste robe non sono melmate. Sono incazzate nere, sono fortissime per essere qui, dopo tutto questo tempo, ancora vigili. Ok, sì, va fatto spacing con loro proprio. Spacing, sono delle cazzate da fare poi. Oh, cosa si sarà aperto? Quello, fantastico. Se sono davvero Chad, perché sono capaci di sopravvivere ad un mondo che in realtà è andato nella putrescenza più totale del vaffanculo. Un mondo che si è arreso mentalmente a una forza che non so ben definire e che invece non li tange. Questi guerrieri sono meglio di me, perché io sono un vile contenitore, credo. Loro sono vivi. Ok, cosa ho trovato? No, niente. Ok. Ops. No. El no puede.
mentre scivoli lungo un muro per saltare di nuovo, premi X. Salta di muro in muro per raggiungere il godo, la goduria, il goduto di sodio viene sintetizzato in questo momento, mamma mia, mamma mia, mamma mia, la mobility, il mobilitansium, mamma mia, mamma mia, oh godo, 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 godo. Devo proprio direzionarlo il salto, ok, quindi, pum, quindi faccio... Spatons, spatons, ok, ok, ci sono. Spatons, i pants. Ma ho roba allora da fare qui? Non c'era una leva che non potevo premere, eh? Non c'era del levatium che non mi era concesso? Aspetta, dove vai, Mario Draghi? Aspetta. Che c'è della roba da fare qui? C'è del levatium da... Ah, no, non posso qui. Però c'era quel Mario Draghi che avevo appena scoperto, in teoria. Ah, però c'è del soldi, aspetta. No, no, tu non fai il footer a me. Qui ci sono soldi. Tu non fai il footer a me. Grazie. Adesso tutta Nido Sacro è nostra. Sì, 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 sì. Scusate. Ok, puoi fare anche questo volendo, se te la senti. Ma puoi fare questo? No. Sì che puoi, aspetta, perché puoi fare... No! No, non ce la fai per un cazzo. Vabbè. Bene. Ok, nulla qui. Bene. Fermi. Lì c'è intanto un soprelevo, un loro, che adesso leggiamo. Puoi wall jumpare anche sullo stesso. Ah, ok, ok. Puoi wall jumpare anche sullo stesso. Questo è interessante, quindi vuol dire questo. Allora aspettate. Se puoi wall jumpare anche sullo stesso, devo fare la prova. Fare la prova. Ah, vabbè, ma così, così ok, ma io non volevo fare questo, aspettate, no, 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 no. Io volevo jumpare lì. Qui puoi fare questo. In teoria puoi scalare l'Everest. Puoi fare il cazzo che vuoi. Adesso. Sì, 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 ragazzi, prendo i soldi, va bene. Sto provando un nuovo potere, non vi ansiate, vi prego, che poi siete voi a ansiare me. Non vi ansiate, adesso prendo tutti. Quali soldi non ho preso? Non hai distrutto la roccia. Non ho capito quale roccia, vabbè, non importa, la troverò. Allora, Boni, abbiamo detto che c'è un... Di niente. Si può scalare tutto. Sì, sì, ma infatti ho capito come funziona. Stavo giusto appunto sperimentando. Posso salire su. Posso andare di qua. Boni, aspetta. Prima questo. La tregua persiste, la veglia perdura. Ragazzi, la teoria del sonno è giusta. La tregua persiste, quindi sì, sono un regno indipendente e sono in tregua, in teoria, con Nido Sacro. Ma la veglia perdura, devono rimanere svegli. La veglia è questo. Le bestie sono tenute alla larga, grazie alla veglia che perdura. Quindi la teoria del sonno è giusto. Chi si addormenta viene immelmato, loro non dormono. Sono un regno separato... E i guerrieri non fucking dormono pur di proteggere ciò che devono proteggere. Del sonno sinno. Rimangono vigili in inglese, ok. La veglia può essere anche la guardia a qualcosa. No, ragazzi, è la guardia a qualcosa. Però io la intendo in senso letterale. Cioè, fanno la veglia a qualcosa non dormendo. Le bestie... Che bestie tengono alla larga, ragazzi? Non di certo i viandanti. Qualcuno voleva la loro roba. Posso andare anche di sopra, volendo. Ci sono delle rocce da distruggere, quindi aspettate. Vediamo un attimo di capire
se questo è un culo di sacco oppure no. Però sì, mi raccomando, ragazzi, oggi un po' più di ansietta rispetto al solito. Non vi preoccupate, adesso si fa tutto with my own pacing. E queste le abbiamo prese e non c'è altro. Nota single sbocco. Qui è tutto finito. Poi qui che cosa c'era? Qui c'era la leva che abbiamo già pigiato, quindi niente. Qui c'era qualcosa? No, qua si è fatto tutto. Quindi non ho ancora aperto, serve qui la leva, questo qui è uno shortcut. Quindi ora posso scegliere se andare di sopra o continuare dritto. Andrei dritto perché secondo me così sblocchiamo semplicemente lo shortcut facendo sto puzzle del cazzus. Scusate. Speravo di poterlo fare. Ok. Vabbè, questa è una cazzata. Vabbè, questo mi conviene fare questo. Perché devo fare doppio wall jump? Faccio come ho fatto prima. Ok? Grazie della sub. Vi leggo subito. No. Ok, bella, bella. Grazie, Francisciu. Grazie mille. Attaccati al muro e scivola. Oh, figo. E scegli quando puoi saltare. Figo, figo. Ti può servire per prenderti il tuo tempo. Eccolo qua. Come immaginavo, shortcut. Ok. Con calma però, eh. Senza incazzarti. E quindi anche qui abbiamo sbloccato tutto, non ci resta che salire. Grazie a Diego Villa che si abbona per il 13° mese, grazie. Sembrava però un effetto più in te. So. Eh no, prima di sopra mi sa. Ti sei piantato un attimo fra tutto ok? Cosa? Sono caduto. Non si è visto lo streaming? O era una battuta sul fatto che mi sono preso male perché sono caduto? Andiamo a vedere cosa c'è di sopra prima. Micro lagghino. Ah, ok. Non mi dà frame persi. Si era bloccato un po' di secondi. Ragazzi, oggi ve l'ho detto, sensavo il male, però. Ok, sembra però che questa sia una strada di allontanamento dal villaggio. Questo non è chiaramente più il villaggio delle mantidi. Grazie Giorgia della Sabu, un anno insieme. Un paio di secondi di buffering a tutti ora indago. Non dipende da me, ragazzi. Qui OBS mi dice tutto ok, in teoria. Ma insomma, ve l'avevo detto che poteva essere il preludio a qualcosa, quegli zero spect. Anche altrove è successo, è un problema di Twitch. Te pareva. Grazie a Ciabatter che si abbona per la prima volta e Endlock che si abbona per il 30° mese. No, io continuerei giù. Eh? Sono i ninja di Nintendo. Grazie a Andreone JS che si abbona per la prima volta. Ok, quindi con una doppia leva tu puoi entrare nel cuore del villaggio delle mantidi. Ok, altra leva. Altra leva. C'era una panchina? Non l'ho vista, ragazzi. Dov'era la panchina? Ero solo all'ingresso, quello era il campanello, esatto. Ho visto una panchina? Ah, intendete dietro la panchina indietro. Ok. Non ho voglia di raggiungerla, sinceramente. Lo farò se poi dovremo smettere tra 20 minuti. Sarà una panchina qua da qualche parte.
Niente, non devo leggere la chat, sennò non vedo le spine. Sbubidi. Sbadibidi. Sbadobidi. Ok, sbadibidi. Si scende. Altre mantidi. Goddamn rigged. Ok, celeste. Ho già finito. Porco il demonio. Spip loop sbadup. È sbadup però poi. Ok, sì, vabbè, ce l'ho. Ok. Ok. Cheat ce l'ho. Adesso ammazziamo un paio di quei bapanadi del cazzo. Sì, vieni, vieni. Vieni a fare il bapanada, vieni. Che ho bisogno di vita. Io e il mio bapanadico amico. Sbadibidi Max. Sì, ragazzi, il tutorial, quando vuoi fare questo coso, fai dividi, sbadibidi e ci sei. Sicuro che non vuoi la panchina? Sì. Dai, eccoci qua, vai, snibidi, sbaneobidi, snibelen, vaffanculo! No, no, non è possibile, non è possibile. Ma poi che l'ho fatto a fare? Cioè, qual era il senso di fare sta cazzo di cosa? Sbloccato uno shortcut e quindi ok, grande. Ah, perché probabilmente, certo, probabilmente è come prima. È come prima. E voi mi direte, quindi Saidonia, che cazzo stai a dire? Mi stanno mettendo alla prova. Devi aprire tutte le porte per arrivare al cuore del villaggio delle mantidi. Non sono semplicemente aggressive. Vogliono essere visitate solo da chi è veramente potente. A colui che riesce a aprire tutte le leve viene permesso di accedere al centro di questo villaggio. Perché non c'era nessun motivo per aprire quella porta. Era uno shortcut al niente. Se non che probabilmente anche stavolta, anche in questa stanza, esatto, diventerò degno di andare avanti se utilizzerò tutte le leve. Foto di Anna. Sì. È chiaramente un trial. Foto Perry. The Ornithorink. Doppio Perry! All'Ornithorynchus! Mamma mia! Vuoi mettere alla prova sto caso, fra? Finita, ragazzi. Ok. Avvisatemi quando c'è Nintendo Direct o mi stacco da qui io, ragazzi. Non mi stacco da qui. È troppo bello sto cazzo di gioco di merda. Beh, ragazzi, mi tirate fuori la lore delle mantidi che ti mettono alla prova, che mettono alla prova la skill, eccomi qui, cioè, è casa mia questa. C'erano due vie possibili. A sto punto percorriamo prima quella in cui eravamo. For the sake of ordine mentali. Allora, questa l'ho già aperta, e qui? Altra. Panchine. Mi ha tolto l'accesso alla panchina.
Era bellissima questa cosa, ragazzi. No. No, you won't. Sembra davvero sempre di più una prova. Per carità, sono pronte a uccidermi, ok? Non è una prova del tipo sono mie amiche e vogliono solo rendermi più forte. Ciò che intendo dire è sono comunque disposte ad accettare la visita di un guerriero vero, secondo me. Altrimenti non avrebbe senso l'architettura di questo posto. Oh, sì, 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 ti prego. Quando cresce, perde l'abilità di volare. Il passaggio all'età adulta viene spesso celebrato, ma con il passare del tempo ci rendiamo conto di cosa abbiamo perso. È tempo? Devo fermarmi? Chi era? Ferdi? Devo fermarmi ora, ragazzi? Grazie Alessio Cresce che si abbona per il secondo mese. Dice Chiara, non so se devo leggerti tutto il messaggio. Devo smettere? Chi se ne frega del direct? No, ragazzi, ma come chi se ne frega? Eh sì, ma io devo salvare però. Come fo? Ti conviene fermare. Però non salva in automatico il gioco, vero? No, ragazzi, io volevo andare avanti. Ma andiamo, ma siamo qui nella prova delle mantidi pazze che vogliono capire se sai fare il parry o no. E dobbiamo scoprire se è veramente la Svizzera incazzata che penso. Cosa stanno proteggendo? Da quanto va avanti la veglia? I need to know chi è l'antico! Papanada del cazzo. Papanada. Ragazzi, non lo ritengo giusto. Nintendo, questa me la paghi. Cazzo ti permetti di mettere oggi un direct, il giorno di Hollow Knight? Vaffanculo. Oh, Nintendo, se mi fai morire, io ti giuro, butto la Switch. Come faccio a tornare indietro adesso? Ora muori e ti salva. Basta morire. Ma non voglio morire! Torna su da qui, no? Forse no. Però è da qui che caschi, sì. Perché c'è il portone pazzo. Ah, però aspetta, c'è anche questo. Ok, posto, 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 posto. Grazie a Cano Canoz che si abbona per il secondo mese. Porco il demonio. Affanciolo cazzo, volevo... Ma che cazzo? Ma ragazzi, ma veramente, ma che cazzo è? Ma è clown music, cioè, ma che cazzo? Salve di nuovo, immagino tu abbia già fatto conoscenza con la tribù che abita questo villaggio. Sì. Le mantidi sembrano un tantino diffidenti verso gli stranieri, per usare un eufemismo, ma non sono dei bruti. Il male che pervade l'aria offusca le menti dei più deboli. Ti sbagli. Ah, ok, ma loro resistono. Sono riusciti a conservare il loro intelletto e il loro onore, ma anche le loro tradizioni mortali. Avrei qualche consiglio da darti, amico mio. Se vuoi affrontare i capi di questa tribù, il tuo aculeo smussato potrebbe non essere adatto allo scontro. I capi? C'è una città nei paraggi, l'antica capitale di Nido Sacro, il cuore. Però è sbarrata la strada, ma adesso ho il giampino. Ho sentito dire che vi abita un forgiatore d'aculei. Vai a fargli visita e poi vedrai che le cose saranno un po' più facili. Anch'io mi dirigo verso quella grande città. Se stai cercando il forgiatore d'aculei, non passerà molto prima che le nostre strade si incrocino ancora. Quindi in realtà lui ci sta dicendo che il boss di questo mondo non è battibile con la spada che abbiamo ora, con l'aculeo che abbiamo adesso. In realtà il Nintendo Direct mi ha salvato. Quella volta che mi ha salvato Super Mario, dunque, è questa.
Sì, vado alla panchina. Grazie a Dark Alex che si abbona per il nono mese. Mi sa, ragazzi. Per oggi su Bambinus. No, Jesus Bambin. C'è Nintendo Direct. Manti, ti prego, perdi il lavoro. Ma c'è sta panchina o no? Quanti anni prima mettono sti cartelli di merda? Che cazzo è quello? Ragazzi, ma non è possibile. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Dai, metteteci anche il boss finale del gioco qui un attimo, no? Che il boss fa: "Oh, ciao, buon Nintendo Direct!" Cazzo è sta panchina? No, ragazzi! Ragazzi, ma che cazzo? Ma veramente, ma è una presa di culo sta cosa? Ma c'è la statua di Gesù Bambino, ma dai! E sto salendo, ma la panchina diceva che era qui. Dio delle Madonne. Sì. Ah, eccola qua. Cioè, ragazzi, nella caverna dei funghi c'era solo funghi. Ci abbiamo messo 40 minuti prima di trovare l'altare dell'antico. Qui, in 5 metri, c'era tutto. Va bene, ragazzi, purtroppo micro puntata di Hollow Knight, mi spiace. In realtà abbiamo fatto, però abbiamo parlato di tanto delle mantidi, della loro prova, grazie a Infoxer che si abbona per il nono mese, ma è tempo di chiudere qui perché dobbiamo passare al Nintendo Direct. Grazie a Revali che si abbona per il quarto mese, grazie mille. E post direct continuiamo Hollow Knight. Ragazzi, il problema è che ora si fa. Io voglio passare anche da EveryEye a fare un commento dopo il direct. Ma andremo da EveryEye dopo aver fatto un commento su questo canale. Quindi non so che ora si farà. E io a una certa devo dormire perché domani devo continuare a scrivere il Poké Relax. Secondo me non ci si fa. Non vi voglio dare false speranze. Adesso guarderemo il direct. Vediamo, ok? Vediamo. Sai dove mi hai fatto morire, sappilo? No, loro mi hanno fatto morire. Team Cherry di merda mi ha fatto morire. Ragazzi, tornerà Hollow Knight. Ve lo giuro. Tornerà Hollow Knight presto, lunedì, e andremo avanti e ci gaseremo, e sarà bellissimo.